Mia moglie è nel bagagliaio, l'ho uccisa io. È pronunciando queste parole che Andrea Paltrinieri si è presentato in caserma lunedì 10 giugno a Modena per confessare quanto aveva fatto a sua moglie, Anna Sviridenko. Dopo poche parole al citofono è seguito un lungo silenzio. I militari sono intervenuti per verificare l'accaduto, aprendo il bagagliaio dell'auto dove hanno trovato il cadavere di Anna. Era strangolata con una cintura nera e il viso coperto da un sacco nero fissato con un filo elettrico plastificato. L'omicida, originario di Modena, e la sua ex moglie, di nazionalità russa ma residente ad Innsbruck, Austria, si erano separati a causa di continui litigi. Tra loro c'era anche una battaglia legale per l'affidamento dei loro due figli di 3 e 5 anni. Anna, stimata medico, aveva avviato le pratiche in Austria per ottenere l'affidamento esclusivo dei bambini. Dal 17 maggio dell'anno scorso, i bambini erano stati collocati prevalentemente presso la madre, con il padre che aveva diritto a visite regolari. Andrea Paltrinieri, ingegnere informatico, non aveva accettato la decisione e a gennaio 2024 aveva presentato ricorso al Tribunale Civile di Modena, contestando la giurisdizione austriaca. Nel frattempo, Anna aveva avanzato la richiesta per l'affidamento esclusivo dei bambini. La mattina di lunedì 10 giugno, durante l'ennesima discussione su chi dovesse avere la custodia dei bambini, la situazione è degenerata. Anna era tornata a Modena per riprendere i bambini dopo una settimana trascorsa con il padre, ma non è riuscita a portarli via. La sua vita si è interrotta tragicamente in quella casa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Anna è stata uccisa nell'abitazione mentre i due bambini erano dai nonni che abitano nello stesso edificio. Nessuno avrebbe mai previsto un simile epilogo. Il sindaco Massimo Mezzetti ha commentato l'accaduto. Non potremmo mai definirci un paese civile, libero e sicuro se continueremo ad assistere continuamente a femminicidi. I carabinieri hanno deposto un mazzo di fiori all'ingresso della caserma in memoria della donna che si era rivolta a loro senza poter più chiedere aiuto. La vittima, come accennato, era uno stimato medico con due specializzazioni in medicina e odontoiatria. A Modena stava ancora studiando per ottenere una specializzazione in radiologia. Il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, ha commentato: «La nostra comunità è devastata dalla notizia della brutale uccisione di una sua specializzanda in radiologia. A nome di tutto l'Ateneo, esprimo il nostro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi due figli. Il femminicidio è un cancro che non possiamo più tollerare, una vergogna che macchia la nostra umanità e non ci sono mezzi termini per condannarla. È un atto vile, disumano, inaccettabile». È tempo che la nostra società si sollevi con forza contro queste barbarie. Unimore non resterà a guardare. Saremo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di dolore insopportabile. Per questo motivo l'Ateneo ha annunciato la sua intenzione di costituirsi parte civile nel processo. La lotta ai femminicidi passa in primo luogo verso la formazione, la cultura e la conoscenza. Crediamo che attraverso la cultura si possa costituire una società più giusta e sicura, libera da pregiudizi e violenze. Anna Sviridenko era una donna instancabile. Ogni settimana percorreva 1000 chilometri per i figli, oltre al lavoro e agli studi. La faceva apparire come una super mamma. I suoi amici raccontano che aveva sempre paura che potesse succedere qualcosa. Non sapeva come gestire la minaccia di perdere i bambini, nonostante il tribunale dell'Austria le avesse dato ragione, dicendole che poteva tenerli 3 settimane al mese. Voleva andare a Modena per far sì che la situazione fosse più semplice. Voleva avvicinarsi ed evitare una situazione conflittuale con i figli. Invece, mentre faceva del bene, è stata ammazzata. Anna aveva già vinto un concorso a Modena per specializzarsi in radiologia. Non voleva turbare la serenità dei figli e aveva programmato di avvicinarsi personalmente all'ex marito per gestire l'affido. Nel frattempo, il marito continuava ad incolparla per non aver raggiunto successo nella sua carriera professionale.